Chicos, che onda? Oggi vi porto con me alla prima del mio primo film. Paco, sai quanto costa il mio collo nuovo? Un botto. Solo per te. Ecco come bagniamo i capelli a Jasmine Zangarelli. Solo per te, solo per te. Cosa sono? Ciro pazzo. Cominciamo ovviamente con Idola, dove ho accorciato un po' i capelli e sistemato il rosso. Mi sono tornata a casa, mi sono mangiata il mio riso e poi mi sono bevuta sta medicina che è una cagata. I feticisti. Sistemata il semipermanente alle unghie dei piedi da sola perché parevo un cavernicolo e poi mi sono lavata perché è sempre cosa buona e giusta. Purtroppo la mia amata makeup artist si trovava a Milano, quindi mi sono attaccata, ho tirato forte e mi sono truccata da sola. Però devo dire non male. Alle 18:30 è arrivato un transfer che ha portato me, mamma e papà al cinema Caravaggio, ovvero dove si è tenuta la prima. Giustamente a Roma pioveva da 3 mesi, proprio quel giorno doveva piovere. Questa era la sala, c'era anche un aperitivo alla quale non mi sono minimamente avvicinata, se no facevi danni. Che è successo? Qui vedete per la prima volta il mio vestito bellissimo, ho scelto la biancoperla che ringrazio tantissimo. Qua un attimo Bushi un po' ombriachello che stava a far video. Prima della proiezione siamo saliti sul palco per rispondere a qualche domanda. Io ovviamente in crisi, ve lascio immaginare. E qui qualche spoiler di quello che vedrete da domani al cinema. Domani 19 ottobre uscirà al cinema Adriano di Roma e al nuovo cinema Nosatella di Bologna. Prossimi giorni ovviamente nel resto d'Italia, vi tengo aggiornati su G. Dopo la proiezione avete già uno spoiler di quello che è accaduto. Michelangelo sempre in mezzo come per semo. Ho organizzato per i miei amici una serata bellissima da Moku che ringrazio tantissimo. Guardate quanto era spaziale la torta. Era una sacher con sopra la locandina del film. Questo raro momento d'affetto tra me e Flo. Oggi lo stavo per piangere quando ho tagliata, la volevo tipo sul comodino mio ogni mattina, così com'era. Guarda tutti a nanna, ma io ho qualcosa da dirvi. Eccoci qui ragazzi, sono tornata a casa da poco. Questo vlog è molto confusionario, un po' una caciara, però spero capiate il perché. Perché ci sono state un sacco di emozioni contrastanti. È un ruolo piccolo e sono contenta che sia così. Secondo me nella vita ogni cosa ha il suo momento. Questo è un mestiere dove si deve studiare tanto. Anche se mi avessero proposto un ruolo da protagonista, non avrei accettato. Sono molto felice di quello che ho fatto. Molto contenta che il film sia del mio papà. Grazie, perché probabilmente senza di voi tutto questo non sarebbe successo. Forse sì, non lo so, ma comunque c'è sempre un motivo per ringraziarvi per tutto quello che fate per me ogni giorno, per tutto il sostegno e l'amore che mi date, nonostante siano passati anni dall'inizio del mio percorso sui social. Tutto questo per dirvi che sono felice e che vi aspetto il 19 ottobre al cinema con un weekend particolare. Vi siamo, ciao!